l'ho scritto un po' di tempo fa, adesso ve lo provo anche a leggere. Sorrido sempre, ma dentro sono triste. Depressione, la chiamano così. Ne ho sofferto parecchio quest'anno. A posteriori credo siano stati diversi fattori che ho accusato un po' in ritardo. Se non ti ricordi di pagare le bollette, dopo un po' ti staccano la luce. Ecco, io avevo dimenticato di soffrire per troppe cose e ad un tratto il buio. È successo mentre tornavo dal tour di firmacopie di Ti Amo. Improvvisamente il mondo mi è crollato addosso e la cosa peggiore è che non capivo il perché. I punti in bianco la notte non riuscivo più a dormire da quanto sfregavo forte i denti. Attacchi di panico durante il giorno e occhi costantemente lucidi che scoppiavano in lacrime quando meno me lo aspettavo. Mi sentivo soffocare ogni giorno. Ho cominciato a bere un po' troppo, fumare un pacchetto al giorno e tenere quella barba incolta. Spesso mi facevo foto che non avrei mai postato o condiviso da nessuna parte. Me le scattavo dopo aver pianto. In quei momenti non sapevo perché lo facevo. La verità è che volevo vedere la mia tristezza, guardarla in faccia, ma non avevo il coraggio di condividerla, di mostrarmi debole. In quei mesi molti mi chiedevate perché non ci racconti come stai, perché non avevo il coraggio di dire sto male. Avevo fallito in amore e non riuscivo più a scrivere. Un improvviso blackout. Ero senza amici, senza amore. E non mi ero mai sentito così solo. Mi sentivo perso. E al telefono non rispondeva quasi mai nessuno. Poi finalmente un messaggio. Semplice e diretto. Era Bebe. Sappi che ti sono super vicina. Ci sentiamo quando vuoi. Così mi aveva scritto. Quella era la mia lampadina. A volte basta davvero così poco. Mi raccomando, prenditi cura di te e aggiustati quella barba. Ciao Ciccio, ti voglio bene. Questo mi ha detto, salutandomi al telefono. D'un tratto avevo capito perché la mia depressione mi stava condizionando la vita. Perché non mi stavo più prendendo cura di me. E non avevo parlato con nessuno del mio malessere. Così ho iniziato a riparare tutto, senza fretta. Sono partito dalla barba. Poi ho iniziato a smettere di fumare e ho iniziato coi traslochi. D'un tratto, quel blocco verso la scrittura era sparito. Il mondo prima o poi spezza tutti, ma solo alcuni diventano più forti dopo essere stati spezzati. Mi sono guardato indietro e mi sono accorto che si trattava solamente dell'ennesima caduta. Sono caduto tante volte e cadrò ancora. Proprio per questo ho iniziato a scrivere. La Giusta Cuori è nato in quel periodo. È dedicato a Bebe. Dentro c'è anche un personaggio ispirato a lei, ma lei ancora non lo sa. Ciao Bebe. È dedicato a tutte le persone che quest'estate, mentre lo scrivevo, hanno condiviso con me le loro esperienze. È dedicato a me, che ne ho avuto bisogno come non mai in quel periodo, per ricostruire il mio cuore. Mostrare le proprie debolezze non è facile, ma per quanto vale, io non ho paura di farlo. Condividere tutto questo magari sarà inutile o patetico per molti, ma quello che credo è che se anche solo per una persona sarà una scintilla di speranza, allora per me ne sarà valsa la pena. Vi voglio bene.